Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Allora, ragazze, mi scuso se io ogni tanto sparisco, ma sapete che ho le giornate veramente piene, cioè tanti giorni non mi siedo nemmeno un secondo, quindi appena un attimino cerco di dedicarmi al canale. Mi piacerebbe farlo un po' di più. A fine mese cominciano i bambini il tempo pieno, quindi spero di dedicarmi un pochino di più al canale. Comunque, oggi voglio fare il video, quello relativo alla organizzazione del Kallax che ho in cucina. In realtà ne ho due in cucina, ma oggi ve ne faccio vedere uno. Poi la prossima volta vi farò vedere l'altro perché ancora c'è qualcosa che non mi convince, mentre quando farò quell'altro, farò anche quello della camera da letto, perché ne ho uno anche in camera da letto. Cioè, secondo me sono utilissimi. So che la maggior parte delle persone li utilizza per organizzare i libri, anche perché ce ne stanno tantissimi. Quindi magari in un futuro, quando i bambini andranno tutti a scuola, eccetera, e avrò quindi più libri per casa, magari lo utilizzerò anche per quello. Comunque adesso vi mostro questo della cucina che secondo me veramente ottimizza tantissimo l'organizzazione. Diciamo che è più, cioè per me è funzionale, quindi è comodissimo. Ho organizzato più che altro tutte le cosine che utilizzo spesso e quindi devono essere a portata di mano e comode. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio, fatemi sapere se anche voi, cioè sono curiosa, se magari voi lo utilizzate anche per qualcos'altro. E niente, andiamo a vedere. Cominciamo dal piano superiore. Allora, questo è un Kallax da quattro buchi, se così si può dire, e ovviamente ho sfruttato anche il piano superiore perché resta praticamente una mensolina dove io ho messo sempre un cestino d'IKEA, vedete quello con l'interno di bambù, e ci ho messo della frutta di stagione che sono stata mercoledì al mercato, vedete dei mandarini e dei cachi, si dice cachi ma io li chiamo cachi a Bergamo, si chiamano così comunque cachi mela, e quindi lo trovo comodissimo perché ha portato di mano, e in più in inverno che non metto la frutta nel frigo, mi servono più contenitori, quindi ho il mio classico grande di là, ma anche un altro che appunto ci metto principalmente arance e qualcos'altro. Qui invece c'è questo super mega vasone che tra l'altro è lo stesso che utilizzo per conservare il detersivo in polvere, cioè non questo, è un altro uguale, vedete, sono quelli ermetici, lo trovo comodissimo, però sinceramente adesso ci ho messo il marshmallow, ma non ho ancora trovato bene bene il suo utilizzo. Ci avevo messo il riso ad esempio, ma poi diventa troppo pesante, quindi lo devo comunque lasciare a vista questo, no? Negli armadietti ho paura che si sfonda, va. Comunque sta benissimo anche qua. Poi nel primo piano cosa sono andata a fare? Sono andata a mettere, scusate che sposto un sacchettino, sono andata a mettere tutte le mie spezie. Allora, io sono veramente felice di questo angolino qua perché, a parte la comodità, perché ovviamente io uso tantissime spezie, giusto? Però la maggior parte sono anche raccolte, essiccate da me, frullate, cioè frullate, tritate da me. Ad esempio l'alloro è di campagna, l'ho raccolto io, l'origano, allora mezzo sì, è quello di campagna che l'ho macinato io con le mani, mentre sotto no, non è proprio tutto della campagna, ma sotto l'ho acquistato comunque al mercato. Questo è un cosino del pepe che io utilizzo tantissimo, il pepe. La menta, ad esempio, è fatta da me, l'ho raccolta in campagna e poi l'ho essiccata qui. Poi qua ci sono le lenticchiette, la salvia, idem, questa è quella intera, vedete, essiccata da me. E poi ho anche quella, tra l'altro, vi faccio vedere, questa essiccata invece e tritata da me. Insomma, ci sono tutte le mie varie spezie che utilizzo. Poi vabbè, qui ci sono quelle che si comprano, perché ad esempio la cannella, così non è che puoi andare a farla
Comunque qua ho organizzato così tutte le mie spezie, almeno sono a portata di mano, sono comodissime, poi così a vista mi piacciono tantissimo. Queste sono delle etichette che io ho acquistato dai cinesi con l'apposito pennarello gesso, si chiama, dove tu questo poi lo puoi cancellare, ci puoi scrivere sopra un'altra cosa perché le etichette sono fatte proprio apposta. Poi qui ho messo il famoso cestino che ho acquistato l'ultima volta all'IKEA, non so se vi ricordate che è stupendo. Per adesso ci ho messo le patate. Allora, per adesso le patate le sto conservando qui. Tra l'altro le ho lasciate nella loro retina perché le ho comprate ieri, quindi le ho appoggiate qua così, anche se so che devono stare al buio. Quindi adesso sto pensando di spostarle dentro nell'armadietto là, anche se, come vi dicevo, i germogli li faceva lo stesso, quindi vediamo. Però per adesso le ho posizionate qua. Ne compro poche in modo che io nel giro di pochi giorni, siccome qui consumiamo tante patate, nel giro di pochi giorni le faccio fuori e quindi boh. Poi qui invece ho inserito i due cassetti classici che ci sono tantissimi colori. Io li ho presi grigio perché appunto ho il pavimento grigio, era così per abbinare, secondo me ci sta benissimo, ma ci sono tantissimi colori, c'è il bianco, c'è pois, c'è verde, c'è insomma, ci sono tantissimi colori. E qui cosa sono andata a mettere? Come vi dicevo, è una cosa funzionale, quindi non perdo neanche più di tanto tempo a piegare le cose. Ho messo le tovaglie, così, perché io ne metto una al giorno, tra l'altro c'è anche quella di Natale, tanto ai bambini piace, e tutti i canovacci della cucina, vedete, piegati così in modo molto veloce, cioè in quattro e via, anche perché è inutile che ci perdo tempo. Perché io ne uso tipo 2-3 al giorno, poi li metto a lavare sempre, quindi non ci perdo più di tanto tempo perché tanto poi li utilizzo subito. L'importante è che sono qua belli puliti e sistemati così. Io mi trovo benissimo con questa soluzione. Prima li piegavo tutti a mattoncino, diciamo, li mettevo, ma era una perdita di tempo. Siccome tempo non ne ho, così sono veramente felice e comodissimi. Mentre nell'ultimo, questo qua, sono andata a mettere tutte quelle cosine che io utilizzo pochissimo, cioè una volta ogni tanto, ad esempio la teglietta, quella a forma di stella, quella a forma di cuoricino, queste tegliettine, vedete, questa forma di cuore, così, che ho usato forse una volta a San Valentino e basta. Cioè, insomma, quelle cose che questo, ad esempio, il frullatore quando facevo gli omogenizzati ai bambini, che vabbè, si può utilizzare anche per qua, ma non lo uso quasi mai, quindi l'ho messo qua. Questo, ad esempio, è un tritatutto, ma io non lo uso perché trito tutto a mano e quindi anche l'imbuto lo utilizzo una volta all'anno quando devo travasare l'olio, quello buono della campagna. E quindi niente, quindi qua che è quello più basso, tra l'altro, che è quello più scomodo, ovviamente, essendo basso, e quindi ci ho messo tutte queste cosine qua, ma ci sta un sacco di cose. Qui, volendo, ci posso mettere ancora qualcos'altro perché appunto resta tutto il vuoto e tutto ordinato, e in più così mi si libera lo spazio negli sportelli della cucina dove appunto metto le cose che utilizzo più spesso. Insomma, questo è, mi stavo ammazzando. Questo è il Kallax finale. Vedete che carino, sta benissimo. Se vedete il murales al muro, vedete qua i bambini. Comunque, questo è tutto il mio Kallax completo. Ragazze, questo era il Kallax della mia cucina, quindi fatemi sapere se vi piace come è organizzato. Presto, come vi ho anticipato all'inizio, faremo anche quello della camera, che anche quello è carinissimo, e questo della cucina che ancora devo finire di organizzarlo. Qua finisce il video. Vi mando un bacione, buon fine settimana, visto che oggi è venerdì. Un abbraccio, un bacione a tutti, al prossimo video. Ciao!